bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, sì, finalmente è tornato lo Skull Trooper e la nuovissima Skull Ranger nello shop di oggi. Per due giorni ragazzi, all'insaputa di tutti, sebbene avevano twittato quelli di Epic Games che sarebbe riuscito presto, nessuno si aspettava che oggi lo shop sarebbe cambiato nel corso della giornata. Skull Trooper ragazzi che arriva a 1500 V-Bucks, che viene a costare 1500 V-Bucks, disponibile in stile personalizzabile, quindi possiamo anche farlo di colore verde fosforescente. E se invece avevate lo Skull Trooper già da ottobre 2017, avete anche il colore viola. Insieme allo Skull Trooper arriva una falce molto carina, molto particolare, ma non la falce che tutti conosciamo, che invece dovrebbe arrivare settimana prossima con la Ghoul Trooper. E tra l'altro ragazzi, arriva anche insieme allo Skull finalmente il suo deltaplano, quindi una bara che si apre meravigliosa. Vi consiglio di andare nello shop e dargli un'occhiata. Insomma ragazzi, con l'update di oggi, oltre alla grande novità dello Skull Trooper, sono finalmente arrivate le skin che troveremo nei prossimi giorni su Fortnite, che voglio farvi vedere, ovviamente vederle anche io stesso, non le ho ancora viste, commentarle con voi ragazzi e vedere un pochettino come va. Mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, e voglio nei vostri commenti che mi diciate qual è la vostra skin preferita di quelle che devono uscire. Quindi guardatele bene, pensateci bene e fatemi sapere come vi sembrano. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, vado alle ciance, andiamo subito a vedere la prima skin. Vediamo un po' cosa ci aspettiamo. Prot! Attenzione raga, questa è la skin... Questa era la Plague, che è la skin piaga questa. GG, molto carino con la maschera a becco morto, ragazzi. Interessante, skin molto carina, molto carina. Penso che sia una skin epica. Vista così ci sta abbastanza. Bello il cappuccio, bello il vestito. Sembra femminile, perché mi sembra una donna. No, ma è una skin maschile, è una skin maschile. GG, molto molto interessante. E andiamo avanti, ragazzi, con un'altra skin interessantissima. Questa invece è una skin normalissima, come vediamo con l'elmetto, una specie di... Non so, sembra... tipo quelli che vanno nel safari, sai, la dall'elmetto con gli occhialini, perché non può essere un'aviatrice. Non capisco il senso, è comunque una... o un milite, perché c'ha la piastrina qua davanti. Non capisco ragazzi il centro, che cosa stia a significare, se per caso abbia qualche connessione magari con il possibile rientro, l'avevano annunciato, della balestra. Però non lo so ragazzi, non vorrei espormi troppo. Staremo a vedere ovviamente anche questa skin che cosa ci regalerà. Molto carina, molto carina. Ed eccolo qua ragazzi, il signor Skull Trooper. Come vedete ragazzi, disponibile subito dall'inizio con lo stile personalizzato verde fosforescente e anche colore diverso nel cappuccio. Tra l'altro da oggi, se acquistate lo Skull Trooper, vi daranno delle missioni extra. Se le farete, potrete sbloccare il suo backpack, che è il Ghost Portal. Finalmente abbiamo capito da dove arrivava il backpack con il portale oscuro dietro. Molto interessanti da fare, andremo a vedere poi come sarà questo Ghost Portal non appena le completeremo. Ed ecco infatti, immaginavo la controparte, la Skull Ranger ragazzi, anche lei carina. Non mi piace tanto come lo Skull Trooper sinceramente, ma io sono sempre di parte perché non shoppo le skin femminili, non mi gasa tantissimo, ma l'outfit è assolutamente identico a quello precedentemente visto. Proseguiamo ragazzi con un... questo è un backpack sicuramente, e direi che è gigante visto così. Vediamo se riusciamo a rimpicciolirlo leggermente. Ecco che riusciamo a vederlo un pochettino meglio. Questo ragazzi è... mi viene in mente un ragazzo che mi ha scritto che ci sono delle skin relative ai guaritori del 400, e potrebbero essere quelle due che abbiamo visto prima. Questo ragazzi è un backpack che, come vedete, ha degli strumenti da medico molto molto spartani, quindi una siringa, un'ampolla, delle altre cose intorno. Non voglio neanche sapere cosa sia quella spatola lì che raspi via ragazzi. Interessante, credo che sia il backpack delle prime due skin che abbiamo visto proprio all'inizio.
Ed ecco qua invece il mantello, anche questo penso sia collegato con le prime due skin. Mi piace, figo come mantello, perché molti giocano ad esempio lo Skull Trooper con il mantello del del Ragnarok. Mi piace di più questo, è più compatto, è più lungo. Lo andremo a vedere, ragazzi, lo andremo a vedere non appena avremo disponibilità di beccare qualche skin o di addirittura di vederle nello shop. Avanti ancora con un mantello di una skin molto interessante. Secondo me però neanche quelle che vi sto per far vedere sono le skin speciali di Halloween. Penso che siano semplicemente due skin che arriveranno in questi giorni. Vediamo se arrivano o no. Questo è interessante, raga, eh. Questo è il piccone delle skin che vi stavo appunto anticipando poco fa. Adesso ve le farò vedere perché le ho intraviste dal gruppo dei Leakers. Questo è il loro piccone, fighissimo. Ma i picconi che sono a forma di oggetti che esistono mi piacciono un casino, come la lente di ingrandimento del Noir, per dire, come la paletta per gli hamburger del Manzo Boss. Questo è veramente tanta roba. Andiamo avanti, vediamo se arriva. No! Il piccone, come vedete, ragazzi, questo è delle due skin che abbiamo visto proprio all'inizio, e come vedete ha la clessidra nella parte alta e il logo dei medici tutto intorno, che sono due serpenti con le ali, se non ricordo male. Quelli sono sicuro che siano serpenti, non mi ricordo se le ali siano associate a loro o se siano un altro animale. Molto interessante questo piccone, secondo me avrà anche un bel sound. E andiamo avanti con il bellissimo, ragazzi, il deltaplano, sempre connesso alle skin che vi avevo fatto vedere all'inizio. Lo possiamo capire perché sulla parte alta c'ha il logo dei medici, veramente fighissimo anche questo deltaplano. Io adoro il noir degli anni 30, degli anni 20, meravigliose le due lanterne, ci sarà tanto da divertirci. Arriva dentro nell'update un deltaplano che in realtà avevamo già visto, ma che potrebbe essere introdotto, non sappiamo però perché, se è qualche skin speciale, se è qualche cosa di particolare, non lo so, perché o è il deltaplano connesso alla skin femminile con i capelli rossi che abbiamo visto prima, o altrimenti è qualcosa di speciale per qualche bundle. Quindi staremo a vedere anche questo deltaplano. Stesso discorso per questo deltaplano, che però secondo me questo l'hanno inserito nei file di gioco, ma è un'esclusiva cinese. L'avevo già visto io questo deltaplano un po' di tempo fa. Potrebbe essere un deltaplano esclusivo per i giocatori cinesi. Non vi dico altro, mi viene da dire questo perché vedo le frecce sulle ali. Vi ricordo anche il piccone freccia, che è quello sempre esclusivo per loro. Non lo so, staremo a vedere, ragazzi. E proseguiamo invece, questo invece è il deltaplano della TIP, perché c'è il logo sopra della stella, che è quello che caratterizza tutti i militari di Fortnite. Anche le ali appunto color camo si fanno ben intendere che era il deltaplano della tizia. Molto carino, niente di esagerato, niente di male. E abbiamo anche le emote, ragazzi, attenzione, questo è lo Sprinkler, mi sembra, se non ricordo male. Staremo a vedere, credo che giri su se stesso. Vediamo un pochettino anche che cosa riserveranno queste emote. Led Banger, belli, questa la voglio, questa è proprio Led Banger cattivo. Non mi ricordo il nome di questa. Sembra tipo il guidatore, no? Sai quando fai il passo del guidatore? Mi sembra proprio lui. E questo è un altro che tipo, boh, sembra che stia abbracciando qualcuno. Non sappiamo neanche che cacchio di balletto sia. Lo vedremo sicuramente nei prossimi giorni. Ed eccolo, ragazzi, wow! Questo è veramente figo, ragazzi, questo mi piace un botto, mi sembra molto, come vi avevo già anticipato un paio di settimane fa, magari mi ha ascoltato Epic Games, la skin del cavaliere senza testa, che è veramente bella questa skin, raga, non l'avevo ancora via. Wow, che skin da paiura, ragazzi, GG. Non è comunque quella speciale di Halloween, ma è una skin appunto molto tetra, credo non sia quella speciale di Halloween, e dovrebbe essercene un'altra, eccola qua. Non lo so, questa è strana, ragazzi, eh? Questa è una skin molto molto particolare, è sicuramente una skin maschile anche questa, boh, non la riesco a capire, è troppo strana. È carina, ma non lo so, vediamo un po'.
E no, chiudiamo appunto con la prima skin che abbiamo visto proprio all'inizio, che è quella appunto probabilmente dei guaritori del 400. Beh ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, spaccate il tasto dei like, iscrivetevi in tantissimi al canale e commentate con la vostra skin preferita di quelle che avete appena visto. Noi ci vediamo stasera in live con i provini. Ciao!